percorso Avis in questo 2020, ma che accompagnerà anche gli anni successivi, almeno fino al 2025, in occasione del 70°, quindi abbiamo lanciato questo contest alle classi, grafica pubblicitaria Federico Seneca del Polo 3, liceo artistico Adolfo Apollonio del Polo 1, e la partecipazione, come si può vedere, è stata eccezionale. C'è stato un entusiasmo, una gioia da parte dei giovani a accogliere questo invito, e questa cerimonia vuole essere anche un po' importante, perché vuole riconoscere a voi giovani i vostri meriti, la vostra creatività. Martedì 21 gennaio 2020 ci troviamo alla sala di rappresentanza della Fondazione Carifano per una mattinata importante legata ad Avis. Il 2020 è l'anno dei 70 anni di Avis e oggi ci sarà appunto la premiazione e appunto il lancio del logo dei 70 anni, tutto questo grazie a un concorso legato appunto naturalmente all'associazione in questione e due scuole che hanno partecipato, il liceo artistico Apolloni e il corso di grafica pubblicitaria Federico Seneca. Avremo modo di parlare con i vincitori e naturalmente anche per sapere qualcosa di più sull'anno importante, esplosivo dei 70 anni di Avis Fano. È un piacere per la Fondazione ospitare tanti ragazzi qui all'interno di questa nostra sala. L'iniziativa che avete messo in atto è sicuramente una cosa molto importante, quindi quando ci hanno chiesto di poter concedere questa sala per questa presentazione abbiamo aderito volentieri, perché è una sala importante e quindi una sala che sicuramente meritate. Io non posso che congratularmi, vi dico, con tutti voi per l'iniziativa che avete portato avanti nell'interesse dell'Avis, ma soprattutto l'iniziativa anche vostra, e che anche noi come fondazione abbiamo cercato, almeno stiamo cercando di mettere in atto. Tutti hanno gli occhi in alto a vedere passare i propri lavori. Noi siamo molto contenti e io credo che lo siano anche i dirigenti scolastici Eleonora Rugello e Samuele Giombi, ma anche gli insegnanti. È stata certamente una gara, definire poi il vincitore, è stato detto anche da Mario Chiappa, non è stato semplice, ma io vorrei sottolineare non tanto il fatto che verrà premiato un vincitore, una persona fra di voi, vorrei sottolineare il risultato collettivo, cioè questo è un premio al mondo giovanile, è un premio al vostro, dicevo prima, alla vostra creatività, al vostro entusiasmo, alla vostra voglia di esserci e di segnare il nostro tempo, di essere protagonisti del nostro tempo. Quindi anche se alla fine dovremo nominare una persona vincitrice del concorso, cioè dovete pensare che tutti voi siete vincitori e protagonisti. D'altra parte, nel sottolineare questa vostra partecipazione, noi innanzitutto abbiamo voluto riconoscere con una menzione, con un piccolo premio, insomma, anche le due scuole partecipanti. Quindi, procedendo adesso alla premiazione, quindi giungeremo, faremo un po' di suspense, indubbiamente, come giusto che sia. Procedendo alla premiazione, intanto io inviterei le figure rappresentanti delle due scuole ad avvicinarsi al tavolo, perché comunque avremo un riconoscimento intanto per le due scuole e per la loro partecipazione, cioè per questo bel dialogo che hanno voluto condurre insieme ad Avis. Volevo approfittare per ringraziare Avis di questa meravigliosa opportunità. La scuola ha bisogno di essere legata al territorio e che si ripete appunto il posto in maniera così piena e proprio soddisfacente, soddisfatta di questa possibilità. Colgo l'occasione per ringraziare i colleghi di indirizzo, la professoressa Burini e la professoressa Salomone, che hanno accompagnato e lavorato a diretto contatto insieme ai ragazzi e hanno creduto in questo progetto.
quindi è un continuare, è un proseguire di un cammino veramente proficuo, quindi grazie ancora. Menzione speciale, prima menzione speciale. Sono quarto. Sono quarto, sì. Alcuni sono anche lavoro di gruppo. Ci siamo. Pronto. Si è già vista, Marisa Matilde. Anche una piccola intervista se vuoi. Il disegno è già tutto a mano. Ci ho messo un sacco di tempo per disegnarlo. Non so più cosa dire. Grazie Matilde. Andrea Martelli. Bellissima questa lettura della città dell'arte, della piazza, il cuore della città. Ho realizzato una veduta dall'alto della piazza di Fano e della stella centrale del Giro. Grazie Andrea. Non dimenticate degli studenti, la stella porta sfiga, porta fortuna, si diceva. Terza menzione, Luca Fine. Non me l'aspettavo. grazie mille. Quindi non ti sei preparato? Ah, dovevo preparare? No, comunque l'ho realizzato tramite il suo computer e ho badato abbastanza, ma tutto grazie all'aiuto del prof, quindi mi ha dato un aiuto, poi l'ho fatto io manualmente. E bene, grazie. Grazie a te e grazie al prof. Leonardo Catalani. Bellissima anche questa interpretazione del Palazzo della Ragione. È stato anche questo un progetto che ci ha messo in grande difficoltà. Grazie ancora. Mentre la commissione si era già riunita, ci sono arrivati tre regali, che non sono tre regali per Avis, sono tre regali per la nostra città, e la sfida adesso noi la lanciamo all'amministrazione, perché ci crediamo tantissimo che questi progetti vengano realizzati e il Consiglio e tutta Avis Fano farà l'impossibile affinché queste tre realizzazioni vengano messe in atto all'interno della nostra bellissima città, perché meritano tanta attenzione, come ci sono state, hanno meritato tantissimo, perché c'è stato del lavoro enorme. Io ve li faccio vedere qui, faccio la balletta a me stesso, e sono tre panchine, io le giro qua, sono tre panchine che ha realizzato una classe, io le cito logicamente in ordine per come mi sono arrivate per mano: Annarita Iannaco, Sara Malizia, Isi Diaccardo e Livia Brancale hanno realizzato una panchina a forma di goccia chiamata Elias, c'è una spiegazione, all'interno è tutto fatto con la stampa 3D ed è una panchina a forma di goccia, e penso che questa al piccio Caterina Del Bianco starebbe benissimo, e noi cercheremo in tutti i modi di farla realizzare, anche perché noi abbiamo una piazzetta che semplicemente è stata chiamata in un modo. In realtà si chiama piazzetta Donatori di Sangue, che è nella via che porta al comune venendo dal corso,
e spero che ogni panchina trovi la sua giusta allocazione. Per il consiglio sarebbe benissimo questa forma di goccia in, proprio davanti all'arco d'Augusto, perché è una panchina comoda, larga e spaziosa come le altre panchine che sono state messe, quindi ci crediamo tantissimo. Vado avanti. Ringraziamo, qui c'è un quintetto, la panchina si chiama LMG2, io scherzando sembrava quasi un film di Star Wars. Luca Bassotti, Matteo Brunetti, Michael Sabatinelli, Giorgio Schiavoni, Gianluca Tinti, complimenti ancora ragazzi. La panchina sono due gocce, una sovrapposta all'altro e sicuramente anche questa, o al Pincio, nella piazzetta del donatore di sangue, troverà una bellissima allocazione. Sono tre, Caterina. Non sono tantissime, e riusciremo a realizzarle insieme, ne siamo tutti molto convinti. L'ultima si chiama Datum, proprio dal latino, si vede che viene dal liceo. L'hanno realizzata Annalisa Guidi, Jennifer Luzzi, Nicole Ciani e Gaia Omiccioli. Sono quattro sedute, le quattro lettere di Avis, e sicuramente sopra Avis non si può stare che comodi, perché si può anche filosofeggiare sul mondo bellissimo del dono. Quindi grazie ancora ragazzi. A portare i saluti dell'amministrazione comunale, l'assessore Caterina Del Bianco, presente anche in giuria per scegliere il logo vincitore. Ma al di là del vincitore, menzioni speciali, è stato un bel lavoro di, appunto, per coinvolgere le scuole, i ragazzi, l'associazionismo, quindi una mattinata importante. Sì, c'è stata una bellissima partecipazione da parte delle due scuole che si occupano di arte e di grafica della città, l'Istituto Seneca e il Liceo Polloni, e questo significa che c'è stato un passaparola positivo. Tutti i ragazzi hanno conosciuto Avis, chi non lo conosceva già, è una realtà importantissima che incrociamo in tutti gli eventi della città, nei momenti di beneficenza, nei momenti di donazione verso l'altro, e dà dei messaggi ai ragazzi importantissimi di aprire il cuore verso l'altro e anche di educazione alla cittadinanza. Ci sono tantissime tematiche dietro questo logo. Noi come comune avevamo spinto un po' chiedendo di avere il fulcro nel Pincio, che è recentemente ristrutturato, è un gioiellino della nostra città, e i ragazzi hanno risposto benissimo e non è stato facile. Ecco, non solo, i ragazzi hanno anche rilanciato con dei progetti particolari di panchine. Esatto, porto a casa, e ho già scritto un messaggio al sindaco, che abbiamo in dote tre proposte di panchine dedicate all'Avis, al dono, con queste gocce, con questa tematica dell'abbraccio. Dobbiamo trovare il punto giusto, può essere anche al mare, non solo in centro, e portare avanti le idee dei ragazzi, perché su questo ci crediamo, nasce dal basso, dai ragazzi, quindi dobbiamo assolutamente raccogliere le proposte. I fogli sono tanti, quindi sicuramente è un lavoro di gruppo, giusto Peppe? Sì, è un lavoro di gruppo. Allora, premia Mario Chiappa. Allora, Matteo Brunetti, Gianluca Tinti, Maico Sabatinelli, Luca Bassotti e Giorgio Scavoni. Sono gli stessi ragazzi che hanno realizzato la panchina di Star Wars. Abbiamo realizzato questo logo basandoci tutti insieme sull'arco d'Augusto, e abbiamo deciso di collocare la goccia di sangue, che sarebbe il simbolo del dono, davanti alla porta di Fano, per fare questo collegamento tra Fano e il dono. Quest'altra invece è la panchina. Sono due gocce di sangue, abbiamo sempre deciso di riprendere questo significato del dono legandoli insieme tramite un abbraccio nella seduta. Fantastici! Sono in compagnia del terzo classificato. Dite, ma come, al singolare, in realtà sono plurale? Sì, è stato un bellissimo lavoro di gruppo, e vogliamo telegraficamente almeno tutti i nomi. Matteo Brunetti. Tinti Gianluca. Giorgio Schiavoni. Bassotti Luca. Michael Sabatinelli. Ecco, è stato un bel lavoro, vogliamo anche un po' capire come avete lavorato e quanto tempo ci avete messo insieme. È stato facile, difficile lavorare insieme?
Allora, è stato abbastanza difficile lavorare insieme, ma ci siamo riusciti bene e il lavoro è durato abbastanza, anche più di una mesata, però siamo contenti del risultato. Ecco, abbiamo l'elaborato da far vedere insieme, così almeno lo sveliamo, non solo il logo, perché poi il logo magari lo manderemo anche attraverso l'aiuto della nostra grafica. I ragazzi hanno fatto qualcosa di più e hanno pensato uno spazio, quindi una bella panchina particolare da regalare alla città di Fano. Sì, abbiamo realizzato anche questa panchina, sempre tutto il gruppo, e si basa sulla forma di queste due gocce per ricalcare il logo dell'Avis. Ecco, questa è stata la sfida che ha lanciato anche Avis all'amministrazione comunale, chissà che tra qualche mese troveremo in un angolo della nostra città sicuramente questa panchina. Ragazzi, grazie, complimenti, ringraziamenti a chi li volete fare? Alla tutta la scuola. Anche alla vostra prof che vi sta guardando da dietro le telecamere. Sì, sì, a tutti. Grazie e complimenti. Grazie a voi. Quanta energia in questo luogo. Vado il sorriso. Ho lavorato in uno spettacolo creandolo più fantasioso e ho collocato all'interno del numero zero l'arco di Fano e i colori ho rivoluto prendere i colori dell'Avis, però con il 70 colori ho perso le pareti, il 70 anniversario. Bravissima. Offen con me, Nicole, complimenti Nicole, seconda classificata in questa giornata di premiazioni per i 70 anni, il logo per i 70 anni di Avis. Ecco, allora in grafica manderemo il tuo logo, vogliamo così in due parole, in sintesi, come hai lavorato e come è venuta l'idea. Ma sinceramente ho ripreso il numero 70 come l'anniversario del 70esimo dell'Avis e volevo fare una cosa non troppo elaborata ma semplice come logo e ho rielaborato il numero 70 molto particolare e semplicemente all'interno ho collocato l'arco di Augusto di Fano. Ecco, è stato bello lavorare su un qualcosa di concreto e vicino alla città, perché spesso magari a scuola si va sempre a lavorare un qualcosa su come potrebbe essere, invece qua c'era un qualcosa di concreto, un'iniziativa concreta che poi è stata anche presentata alla città. Credo che sia un motivo d'orgoglio anche per uno moltissimo studente. Sono molto felice. I tuoi saluti, i tuoi ringraziamenti a chi vanno? Beh, alla professoressa Conti, anche a tutta la scuola e a tutti i miei compagni di classe che hanno creduto in me. La tua scuola qual è? Seneca, Federico Seneca Fano. Complimenti ancora e buon lavoro, perché grazie. Non finisce qua. Grazie mille. Premia Giuseppe Franchini, logicamente. È assente, un grande. Vede ancora, quindi ritira la scuola. Non lo sa, ma ha già avuto l'annullo filatelico, perché non solo accompagnerà Visfano per i prossimi 5 anni, noi il 15 di marzo festeggiamo 70 anni, quindi l'annullo filatelico per motivi logicamente di organizzativi, di burocrazia delle poste, ha già avuto quindi l'iter tra l'annullo filatelico. Primo premio, Davide Servadio. Giuseppe Franchini, di Avis Fano, coordinatore del progetto Avis e Scuola. Ecco, una giornata oggi importante, una premiazione che ha consolidato ancora di più il rapporto tra Avis, Scuola, ma anche la città stessa di Fano. Beh sì, indubbiamente è stato un momento entusiasmante cui i giovani, entrando in questa sala della fondazione così austera, hanno portato vivacità, vitalità, entusiasmo, partecipazione, quella partecipazione che poi stanno dimostrando in tanti momenti della nostra presenza nelle scuole, nel progetto Avis a Scuola. Partecipazione che ci entusiasma, che ci fa sicuramente
aver fiducia, ci induce ad aver fiducia nei giovani, nel futuro, perché sono stati capaci di, in questo concorso, di interpretare i valori di Avis e tradurli in contesti architettonici e urbanistici, dandoci sostanzialmente un messaggio significativo, cioè l'Avis da un lato, il mondo della scuola dall'altro e la città legate in un ideale abbraccio che si è tradotto poi in un logo che ha saputo ben interpretare il valore della città, perché la goccia che abbraccia l'Arco d'Augusto e che commenta il 70° è indubbiamente una bella idea che potrà caratterizzare l'attività Avis dei prossimi 5 anni. Ecco, a proposito di vincitore, non è presente in mattinata, ma approfittiamo delle telecamere di Fano TV per ringraziare e salutare il primo classificato. Davide, assente, forse intimidito dal successo, no? Indubbiamente lui non sapeva nulla, perché credo che se avesse avuto anche 40 di febbre sarebbe venuto, perché avrebbe ricevuto un grande applauso collettivo. Questo ragazzo della grafica pubblicitaria è stato premiato e sarà premiato, diciamo così, già fin dai simboli che caratterizzeranno il nostro anno sociale, e sarà premiato anche attraverso l'annullo filatelico che abbiamo già ottenuto dalle poste. Mauro Chiappa, grafico famoso a Fano, insomma la professione c'era tanta nella giuria esaminatrice, avete lavorato tantissimo, non è stato facile, perché è stato detto più volte in mattinata, scegliere l'elaborato vincente, sono stati dei ragazzi veramente che hanno lavorato sodo e anche la commissione, quindi insomma ha avuto da fare tanto, Mauro. Sì, è stato davvero un lavoro faticoso, in senso buono, perché poi ci siamo divertiti. Per scegliere questi elaborati davvero di altissimo livello, i ragazzi sono bravi, i loro insegnanti li stanno guidando al meglio nella professione che sarà per loro, davvero un bel lavoro. Un consiglio da parte di un grafico di professione ai ragazzi che stanno provando a entrare in questo mondo così particolare ma così tanto attuale anche? Beh, la strada naturalmente è faticosa, perché c'è tanta gavetta, c'è tanto lavoro da fare, ma l'entusiasmo che si è visto negli occhi di questi ragazzi, secondo me, è la spinta, il motore vitale per il loro futuro e per arrivare a fare quello che è il lavoro che più gli piace. Considerando la forza della nostra associazione, che siamo circa 2.700 volontari che ogni giorno cercano di soddisfare l'aspetto tematico della nostra vita. Marco Savelli, presidente di Avis, un 2020 esplosivo. Avis ci abitua, come tutti gli anni, a lavorare tanto, ma il 2020 sarà un anno veramente ricchissimo di eventi. Sicuramente siamo partiti con tanta emozione quest'oggi in questa bellissima sala della Fondazione Carifano, che ci ha ospitato e ha ospitato tantissimi studenti. Vedere ovunque, in tutte le sedie e non solo, 100 studenti più i loro insegnanti insieme alla dirigenza scolastica è un vanto per Fano e un vanto per la nostra città. Creare aspettativa in tanti giovani lanciando questa bellissima sfida, questo bellissimo progetto, perché sarebbe stato facile dare direttamente l'incarico a uno dei tanti grafici che collabora con la nostra associazione, e invece il consiglio ha apprezzato tantissimo questa bellissima idea di far realizzare il logo del nostro 70° ai nostri studenti. Quindi tanti ragazzi hanno risposto in un modo incredibile, e presto realizzeremo anche una mostra per dare un grandissimo abbraccio a tutti gli elaborati. Oggi abbiamo premiato tanti giovani e tutti devono avere la loro gratificazione. E hanno creato anche delle bellissimi progetti per le bellissime panchine. Ne tengo una sulle tre realizzate proprio a forma di goccia, e siamo certi che l'amministrazione risponderà abbracciandola, realizzandola, questa bellissima seduta
comodissima forma di goccia dove potranno essere seduti non soltanto le donatrici e donatori ma anche i nostri concittadini. E l'annullo filaterico per il 70° è già partito, nel 2020 festeggiamo questo bellissimo anniversario il 15 di marzo e prima il 23 di febbraio la nostra città ospiterà il Carnevale Nazionale Avis. Quindi Avis Nazionale ha incaricato la nostra città, dopo l'anno scorso Viareggio, quest'anno tocca a Fano ospitare il Carnevale Nazionale. Ci saranno 250 volontari provenienti da tutta Italia e festeggeremo insieme questo bellissimo evento per poi catapultarci il 15 di marzo per il nostro 70° con questo bellissimo logo che ha avuto anche l'annullo filatelico. Saranno tantissimi gli eventi in questo 2020 che come sempre Fano ospiterà e Avis Fano sarà ben forte di ospitarli e devo dire che questa forza ce la danno i giovani, ce la danno questi ragazzi e sono bravissimi ad aver accolto questa iniziativa e devo dire un plauso non soltanto ai giovani ma devo andarli incoraggiarli perché è vero che rispondiamo alle domande alla risposta ematica. Tuttavia siamo sempre lì al limite, tanti giovani si sono avvicinati ma non siete abbastanza, quindi avete risposto in un modo incredibile, dovete rispondere in un modo ancora più incredibile alla donazione del sangue, alla gratuità, alla solidarietà e alla periodicità, quindi complimenti ragazze, avvicinatevi ancora di più ad Avis. Veronica Verna, Avis Fano, segretario ma soprattutto anche giovane impegnatissima in Avis, perché c'è una grande componente giovanile in Avis Fano, ma si può anche dire non basta mai, lanciamo un bel messaggio a chi si vuole, oltre naturalmente avvicinare al mondo del dono, ma magari anche proprio inventare qualcosa, contribuire, aiutare nei vostri progetti. Esatto, noi abbiamo un bellissimo gruppo giovani e ricordiamo che il gruppo giovani è composto da ragazzi dai 18 ai 30-35 anni e che si vogliono mettere in gioco, si vogliono impegnare e soprattutto hanno piacere di partecipare a quella che è la vita associativa dell'associazione stessa. E io sono ancora, per fortuna, in questo bellissimo gruppo che devo dire mi sta regalando delle grandissime soddisfazioni perché sono, diciamo, il mio percorso in Avis è iniziato proprio da lì ed è sicuramente una bellissima realtà che ci permette di portare avanti attraverso delle iniziative appunto per i giovani quello che è il mondo del dono in generale, quindi non solo donazione di sangue, donazione di plasma, ma anche, ricordiamocelo, il dono del midollo e degli organi, quindi è soprattutto anche poter dedicare del tempo sia a chi è meno fortunato di noi, ma soprattutto creare delle nuove amicizie, delle nuove condivisioni, per cui l'appello che facciamo ogni volta non è solo quello di venire a trovarci al centro trasfusionale appunto per diventare donatori e donatrici, ma soprattutto anche di avere la voglia di fare delle nuove amicizie, fare gruppo e quindi di poter scoprire quello che è la realtà anche del gruppo giovani. Ecco, grazie Veronica, questo è un bel messaggio anche a tutti i ragazzi che erano presenti qua oggi in sala di rappresentanza della Fondazione Carifano.